Grazie per il vostro ascolto. State ascoltando il podcast Antioca.it. Questo podcast è un ministero della Chiesa Apostolica Antioca Torino e Horeb Milano. Il podcast è sotto la responsabilità della Chiesa Antioca di Torino. Tutta la nostra informazione è sul sito antioca.it, incluso l'applicazione per i smartphone Android e Apple. Grazie per la vostra visita. Amen, pace di Cristo, amati ascoltatori, amata Chiesa, che Dio vi benedica. Sono il fratello Giuseppe Giacomo Famularo, qui con me c'è mia moglie. Amen, pace di Cristo, Chiesa, Dio vi benedica. Amen, siamo qui collegati col podcast Antioca, con questo bel ministero della Chiesa di Torino, del fratello ministro Enzo Luongo, il pastore Pedro Guzman, che Dio li possa benedire ancora una volta in più. Ti ringraziamo, Signore Santo, per questa mattina, Signore Santo, per questo giorno, Signore, che tu ci hai potuto donare, Signore Santo. Benedicici ancora una volta in più con la tua parola, col tuo messaggio, Signore. Benedici ogni ministro, ogni diacono, ogni autorità, Signore Santo, davanti alla mia vita, e ogni pastore, ogni autorità che tu hai dettato nel mondo, Signore Santo, che loro possano svegliarsi, pregare, Signore Santo, e tu li possa ungere come veri uomini di Dio, come veri soldati, e prepararli per la giornata a lottare non contro carne e sangue, ma contro principati e potestà, Signore Santo. Nel nome di Gesù guida ancora una volta in più il tuo popolo, Signore Santo, in ogni cosa, Signore, e rendici coraggiosi, Signore Santo, rendici coraggiosi di affrontare ogni situazione, Signore. Nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Amen. Alleluia, fratelli, che Dio vi possa benedire ancora una volta in più. A chi ascolta questa mattina, vogliamo registrare questa piccola puntata che il Signore ha messo nel mio cuore. Questa mattina io devo andare a lavorare, come fratelli sanno che mi conoscono, vendo pane, e allora stamattina sono andato al forno a caricare il pane. Mentre andavo ascoltavo una riflessione, no? Una riflessione dove parla della storia di Paolo e Sila, che si trova in Atti 16:25. E questa piccola riflessione che ho sentito mi ha dato quella scintilla, si è creata quella scintilla in me per dire questa piccola mia riflessione, quello che io sento nel mio cuore. Cari fratelli, ieri sera c'è stata una riunione degli uomini, per chi ascolta il podcast Antioca, eravamo in diretta, e chi ascoltava la parola che mi ha toccato al cuore era soprattutto codardo. Essere codardo significa tirarsi indietro in una situazione che tu potresti essere valoroso nel Signore e affrontarla con coraggio e un certo decoro, un certo modo di affrontare determinate situazioni. Invece uno si tira indietro, ha paura, si perde di coraggio, può essere una parola sbagliata, un discorso sbagliato con un fratello, con una persona del mondo, uno si abbatte, si crea problemi mentali, si crea problemi spirituali da soli, e abbandoniamo il Signore. Atti 16:25, il verso parla, come avevo detto, di Paolo e Sila. Chiedo a mia moglie, la sorella Giovanna, se può leggerlo. Amen. Verso mezzanotte Paolo e Sila pregavano e cantavano inni di lode a Dio. Gli altri carcerati stavano ad ascoltare. All'improvviso ci fu un terremoto tanto forte che la prigione tremò fin dalle fondamenta. Tutte le porte si spalancarono di colpo e le catene dei carcerati si slegarono. Il carceriere si svegliò e vide che le porte della prigione erano aperte. Pensò che i carcerati fossero fuggiti. Allora prese la spada e stava per uccidersi. Ma Paolo gli gridò con tutta la voce che aveva: «Non farti del male, siamo ancora tutti qui». Fratelli, questo è già la soluzione, però la parte di prima dove parla di Paolo e Sila che vengono incarcerati e vengono messi in catene, nei ceppi, e gettati in questa cella nel profondo, no? 24. Se puoi leggerlo. Dinanzi a questi ordini, il carceriere prese Paolo e Sila, li gettò nella cella più interna della prigione e legò i loro piedi a grossi ceppi di legno.
Ecco, questa è la situazione principale dove io ho catturato un qualcosa da parte di Dio, no? Ieri sera si parlava appunto di questo essere codardi, di questo essere non forti e non fedeli, soprattutto al Signore, perché se uno è fedele al Signore, il Signore dice che ci ha dato uno spirito di forza per reagire, il suo spirito ci serve appunto per mettere in atto e reagire in tante situazioni. Invece allora qui si parla che appunto Paolo e Sila vengono incarcerati, vengono come dice esattamente, Paolo e Sila li gettò nella cella più interna della prigione, legò i loro piedi a grossi ceppi di legno. Fratelli, io ho visto questo piccolo versetto nella mia vita, no? Nella mia vita io ho avuto tanti problemi, tante tribolazioni, come non voglio sminuire problemi di altri fratelli o altre persone che ascoltano, però io parlo per me stesso, che mi è successo anche in Cristo, conoscendo il Signore, ho avuto varie prove, ho creato varie prove anch'io stesso, che si era creato appunto avendo sbagliato in situazioni, e mi sono creato da solo di questi grandi ceppi che si sono legati alle mie caviglie e non si volevano slegare più. Però fratelli, io esorto a vari di voi che succede un qualcosa, qualsiasi tipo di cosa, qualsiasi tipo di problematica, a me mi ha sempre portato avanti, mi ha dato sempre forza e aiuto in Cristo. Una frase che un giorno il mio pastore mi diede, no? Mi chiama all'ufficio, mi chiede quel giorno come stai, cosa succede, tutto bene, e io gli rispondo: pastore, non è che hai una domanda di riserva? Allora lui mi chiede cosa era successo, io gli rispondo e il pastore mi dice: fratello, chi è che ha crocifisso il Signore Gesù Cristo? E io in quel momento, in quella risposta, pensavo alla storia, no? Il Sinedrio, il sommo sacerdote, che era Caifa, Pilato, e la storia, no? E invece lui fa: no, fratello, no, il Signore è stato crocifisso dal suo stesso popolo, dal popolo che lui ha scelto di scendere, incarnarsi in un uomo per l'ubbidienza, per far vedere l'ubbidienza all'uomo, per far conoscere come dobbiamo attuare in Cristo e morire perché il suo popolo, la parola lo dice, lui era andato in mezzo ai suoi e non l'hanno riconosciuto. Fratelli, io questa frase mi ha portato sempre avanti, allora mi ha dato sempre una forza in più per passare varie situazioni anche create da me, anche con vergogna, anche con problematiche enormi sulle mie spalle. Però come dice la parola, gettate tutto al Signore, gettate il peso e carichiamoci del suo giogo, che è più leggero del nostro. E allora fratelli, io vi esorto a non rimanere gettati come Paolo e Sila in quella prigione, in fondo con dei ceppi, con i nostri problemi, che sia una frase del pastore che diventa pesante, che non la digeriamo perché ci tocca, o magari un richiamo di qualche fratello, un parlare sbagliato di qualche persona, un atto sbagliato di qualche fratello, perché tutti possiamo sbagliare. Non pesiamo i fatti degli altri, non pesiamo le parole degli altri, anzi il Signore ci esorta nella parola di amarci uno all'altro, di amare il nostro prossimo, di correggerci, da anche un piano di correzione. Prima io parlo col fratello, se ha peccato o sbagliato, io, se il fratello non ascolta, di prendere un testimone, se quella persona davanti al testimone non cambia ancora, di andare avanti e riprendere di nuovo la correzione e tutt'altro. Fratelli, io vi esorto a non fermarvi, a portare avanti la parola di Dio, a essere forti e non essere codardi, a tirarci indietro, a rimanere dentro quella cella per vergogna, ma soprattutto a essere forti nel Signore, andare avanti, studiare, pregare, digiunare e portare il messaggio di salvezza, come hanno fatto Paolo e Sila, che loro non sono rimasti lì indietro in quella cella, legati a dei ceppi, ma hanno iniziato a lodare il Signore e con la lode si creò un grande terremoto, si aprirono le celle e il carceriere, svegliandosi, vedendo le celle aperte, ebbe paura, si voleva uccidere, e lì iniziava a essere codardo l'uomo del mondo. Ma l'uomo di Dio esce dalla cella e dice: non ti preoccupare, perché oggi il Signore ha avuto
cura, ha avuto misericordia della tua anima. Noi siamo tutti qui, il Signore non ha permesso che nessun carcerato scappasse via dalle celle, siamo tutti qui e da lì nasce la conversione del carceriere, perché lui volle accettare la parola di Dio nel suo cuore. Fratelli, dobbiamo essere quel Paolo, dobbiamo essere quel Sila che siamo nel buio più totale, legati con dei ceppi, ma lodando il Signore, che la lode è l'arma più potente che il Signore ha, che ci ha donato e ci ha regalato. La lode è l'arma potente che il Signore ci dona per creare quei terremoti, per creare quelle situazioni che la gente del mondo venga curiosamente da noi a dire: come mai queste lodi, come mai queste canzoni che parlano del Signore? E da lì creare un input, una scintilla che parla, possiamo parlare, possiamo dare il messaggio di salvezza all'uomo malato. Fratelli, che Dio vi possa benedire, che Dio vi possa benedire e guidare nel nome di Gesù. Se mia moglie ha un piccolo pensiero. Amen, pace di Cristo. E, beh, questo verso mi ha colpito perché avendo anche io fatto una registrazione podcast, mi è piaciuto che il Signore abbia parlato a mio marito con lo stesso verso ma in un'altra circostanza, no? Con un altro messaggio. E veramente non finiamo mai di imparare della parola di Dio. E magari adesso rileggendolo esce qualche altro pensiero, qualche altra rivelazione. Spero che possa esservi di benedizione questa parola e che Dio possa benedire la vostra giornata. Dio vi benedica. Grazie per il vostro ascolto. State ascoltando il podcast Antioca.it. Questo podcast è un ministero della Chiesa Apostolica Antioca Torino e Ore Milano. Il podcast è sotto la responsabilità della Chiesa Antioca di Torino. Tutta la nostra informazione è sul sito Antioca.it, incluso l'applicazione per i smartphone Android e Apple. Grazie per la vostra visita.